L'energia è una forza che permea tutto ciò che ci circonda e questo principio vale anche per la nostra casa. L'energia della casa può influenzare il nostro umore, la nostra salute e di conseguenza il nostro benessere. In questo video esploreremo in profondità l'importanza di comprendere e migliorare l'energia della propria casa e come possiamo fare per creare ambienti che favoriscano il benessere e la prosperità. La nostra casa è infatti molto più di un semplice edificio in cui viviamo. È un rifugio, un luogo in cui dovremmo sentirci al sicuro, confortevoli e ispirati. Ma cosa determina davvero l'atmosfera del nostro ambiente? È l'energia che lo permea e che possiamo tradurre come le sensazioni che proviamo nello spazio. Quindi stiamo bene, stiamo male, percepiamo semplicità nelle azioni quotidiane oppure fatica? Possiamo sentire un senso di appagamento oppure uno di disagio. Queste sono solo alcune caratteristiche e questa energia può essere influenzata da alcuni fattori, tra cui la disposizione degli spazi, l'illuminazione, i colori e persino gli oggetti che scegliamo di tenere intorno a noi. Il flusso energetico è un concetto centrale in molte pratiche di progettazione degli spazi, tra cui il Feng Shui e altre tradizioni culturali. Ne abbiamo parlato nel video della settimana scorsa. Si tratta essenzialmente di assicurarsi che l'energia possa fluire liberamente attraverso lo spazio, senza ostacoli che possono bloccare o interrompere il suo movimento. Ciò significa che dovremo prestare attenzione alla disposizione dei mobili in modo che non siano di intralcio per i nostri percorsi e spostamenti o che siano pericolosi, come quando ad esempio vengono sospesi all'altezza sbagliata, oppure se ci sono spigoli in punti dedicati in cui rischiamo di farci male. O ancora perché questi mobili saranno troppo grandi o troppo piccoli per lo spazio a disposizione e quindi fuori scala e non permettono l'agilità nel movimento. Il flusso energetico, in fondo, può anche essere visto come il movimento dato dal corpo umano nello spostamento quando si abita uno spazio. E oltre a questo, anche i sensi di apertura delle porte, ad esempio, hanno un forte impatto sul flusso energetico, oltre che sulla nostra praticità nell'entrare e uscire da una stanza. Mantenere il flusso armonioso può contribuire a creare un ambiente più equilibrato e piacevole. Mi sto dedicando in queste settimane ad un progetto di una camera da letto in cui la posizione del letto è pressoché obbligata in un punto molto vicino alla porta d'ingresso. In poche parole, chi entra nella stanza si trova direttamente addosso alla testa di chi è sdraiato a dormire. Questo purtroppo è molto frequente nelle nostre case e di per sé non è ottimale nemmeno per dormire bene, sentendosi protetti e non esposti. Ma oltre a questo, anche il flusso di energia che entra nella camera da letto viene in questo modo interrotto subito e sarebbe utile invece considerare una disposizione diversa dei mobili quando possibile o valutare di spostare la porta o di cambiarne il senso di apertura. Oltre alla disposizione e alla proporzione dei mobili, un altro aspetto cruciale è poi la luce. L'illuminazione svolge infatti un ruolo cruciale nell'energia della tua casa. La luce naturale, da un lato, sarà percepita come pulita e piacevole, naturale appunto, e può trasformare radicalmente la sensazione di ogni ambiente, conferendogli spaziosità e ariosità. Assicurati quindi al massimo la luce del sole, aprendo le tende o le persiane durante le ore del giorno. E non dovrebbero mai esserci stanze buie perché le tapparelle o gli scuri non vengono aperti, nemmeno se si tratta di stanze poco frequentate. Inoltre, bisognerebbe sempre assicurarsi di prevedere delle tende che possano filtrare facilmente la luce naturale e diffonderla al contempo, senza alterarne il colore. Ecco perché consiglio sempre esclusivamente tende naturali e morbide, dal color bianco o al più un beige chiaro. E se invece ti piacciono le tende colorate oppure delle fantasie per decorare la stanza, puoi farlo. Ma il mio consiglio è quello di utilizzare in questo caso una seconda fila di tende, che all'occorrenza potrai chiudere a tuo piacimento. E per quanto riguarda l'illuminazione artificiale, sarà importante scegliere luci che abbiano una tonalità calda e accogliente. Evita le lampade troppo intense o con una luce fredda, che possono causare tensione e disagio. Ricorda sempre che la temperatura di colore ottimale delle tue illuminazioni è quella calda, per un'atmosfera appunto piacevole e rilassante.
Il mio consiglio è quello di utilizzare il 3000 gradi Kelvin e inoltre di considerare anche l'uso di lampade dimerabili che ti permettono di regolare l'intensità della luce in base alle tue esigenze e all'atmosfera che desideri ricreare. Ad esempio, una luce soffusa e calda può essere perfetta per una serata rilassante in famiglia, mentre una luce più brillante può essere utile durante delle attività che richiedono una maggior concentrazione, come leggere o cucinare. Il concetto di luce soffusa è anch'esso interessante e puoi raggiungere questo effetto quando le lampadine non sono mai esposte e visibili direttamente a occhio nudo, ma sempre protette da un paralume, che può essere in vetro opaco o in tessuto. La luce in questo modo non sarà mai diretta, ma sempre diffusa e soffusa e amalgamata quindi nello spazio. Provare per credere. Un ultimo consiglio sulla luce artificiale è questo. Idealmente non ci dovrebbero essere aree di casa buie in cui non può arrivare la luce naturale. Questo però succede nelle stanze senza finestre e in alcuni corridoi, disimpegni oppure altri vani tecnici. Se in casa tua c'è una situazione come questa, considera che l'energia in quel luogo potrebbe essere sterile e quindi da un lato dovresti evitare di rimanerci per lunghe ore. Dall'altro potresti invece utilizzare dei sistemi per portare un po' di energia. Lo puoi fare appunto con la luce e funziona molto bene l'inserimento di una lampada al sale, sempre accesa tutto il giorno, perché può trasformare completamente la sensazione che si prova. E oltre a questo anche una candela accesa può essere d'aiuto, ma anche dei profumi naturali e l'utilizzo di diffusori con oli essenziali farà al caso tuo. Vorrei dirti anche di portare un po' di natura in questi spazi, ma le piante negli ambienti bui non sopravvivono. Puoi farlo però con le piante stabilizzate come il muschio o i fiori recisi e secchi. Il potere sarà sicuramente meno forte di una pianta vera, ma è pur sempre qualcosa. Inoltre si potrà lavorare con i colori e con i materiali. A proposito di colori, quelli che scegli di inserire nella tua casa per le tue pareti, gli arredi e gli accessori possono avere un impatto significativo sull'energia della casa e sulle sensazioni che proverai. Questo fenomeno avviene da un lato perché alcuni colori possono essere inconsciamente associati a esperienze passate e a dei ricordi e quindi essere positivi per te o meno. Dall'altro perché determinati colori possono essere più adatti o meno al contesto sulla base della psicologia del colore associata. Ti faccio un esempio. Alcuni toni del blu o del verde, come alcune sfumature di rosa e i toni della terra, in genere possono essere ideali per la camera da letto, mentre altri colori come il rosso, ad esempio, lo sarebbero meno perché è un colore troppo attivante. È sempre importante considerare anche le sensazioni che si vogliono provare in ogni stanza e sfruttare ogni elemento a proprio vantaggio. In realtà la scelta del giusto colore va oltre a questo, perché è utile verificare che ogni tono scelto sia tonico per il corpo di chi abita lo spazio, ma questo è un passaggio in più e per farlo serviranno dei test sul corpo che personalmente posso effettuare solo con una consulenza personalizzata. Tuttavia, se devi scegliere da solo o da sola i tuoi colori, già considerare questi pochi aspetti citati poco fa può essere un'ottima base di partenza. E in generale poi considera che tonalità neutre e naturali, come un morbido bianco, il beige e altri colori chiari e neutri, possono creare un senso di calma e di tranquillità ed essere quindi degli ottimi colori collanti per inserire altre tonalità più decise che renderanno gli spazi più accoglienti e rilassanti. Scegli sempre i colori che rispecchiano la tua personalità e le sensazioni che vuoi creare nella tua casa e assicurati di bilanciare le tonalità in modo armonioso per un effetto equilibrato e piacevole. Questi sono solo alcuni principali consigli che puoi impiegare in casa tua per migliorare l'energia della tua casa. Ma c'è dell'altro e te lo racconterò la settimana prossima con un nuovo video. Ci vediamo presto. Ciao!